si sono svolte il 10, 11 e 12 settembre presso l'aeroporto civile statale Giulio Paolucci di Pavullo in provincia di Modena le celebrazioni del 110° anniversario dell'Aeroclub d'Italia. L'ente di diritto pubblico vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dei Trasporti, Difesa, Economia, Finanze e Interno ed unica federazione presso il CONI che ha il compito di promuovere e divulgare il volo in tutte le sue forme. L'evento, tenutosi nella straordinaria cornice della struttura aeroportuale del Frignano, un esempio virtuoso di quale possa essere il valore di una infrastruttura dedicata al volo su un territorio, ha anche tenuto a battesimo la costituzione della nuova Associazione Nazionale Città dell'Aria. Un sodalizio fra comuni, enti, associazioni, imprese e persone in possesso di una serie di requisiti che desiderano contribuire al comune obiettivo di sostenere e promuovere la cultura dell'aviazione contribuendo attivamente al suo sviluppo futuro. Il nuovo ente, voluto e promosso dal senatore Luca Briziarelli, ha già raccolto in pochi mesi l'adesione entusiasta di oltre 100 comuni che hanno sui loro territori strutture, imprese, storicità ed iniziative a favore dello sviluppo economico, culturale e strategico del mondo del volo. L'appuntamento ha visto una significativa presenza di figure istituzionali di primo piano, tra cui il ministro del turismo Massimo Garavaglia, il vice ministro dei trasporti Alessandro Morelli e il sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli, ed ha rappresentato per il settore un'importante occasione di incontri, scambi di opinioni, di discussione e di propositi per il futuro, segnando in modo indelebile un momento di svolta e di cambiamento rispetto al disinteresse politico e alle problematiche degli anni passati. In questa occasione l'ente ha voluto valorizzare tutte le attività che rappresenta, dedicando anche una particolare attenzione ai settori del mondo del volo che sono solitamente meno raccontati e visibili, tra cui il volo libero e l'aeromodellismo, pilastri imprescindibili composti da decine di migliaia di appassionati che l'Aeroclub d'Italia regola e promuove con le sue attività. Sentiamo le interviste dei protagonisti di queste giornate. Quando si fanno i compleanni si guarda un po' indietro e un po' avanti. Guardando indietro ho scoperto tante cose che ha vissuto l'Aeroclub Italia. Sono stati anni meravigliosi per l'aeronautica, no? Per il mondo del volo, no? Nasce in pratica con i fratelli Wright e ieri avevamo i nostri astronauti con noi, dunque abbiamo fatto quasi i nostri 110 anni. Adesso abbiamo 4 anni davanti per rivoluzionare invece il mondo organizzativo del nostro ente con le tecnologie che sono nate adesso, no? Vuol dire che tutti i nostri soci potranno operare con il proprio telefonino per vedere le loro cose, per avere i contatti con noi. È uno sforzo che faremo, li avevamo anche promesse nel nostro programma e sicuramente cercheremo di mantenere la parola. Vogliamo fare un Aeroclub Italia proiettato nel futuro, avanti, e dobbiamo portare questa voglia di essere davanti anche nel mondo dello sport. A Pavullo io ero venuto 15 anni fa, c'erano le pecore, le mucche, una cascina, e adesso ieri facciamo un po' il conto, abbiamo trovato 3 milioni di cavalli, che erano i cavalli dei motori dei nostri aeroplani, no? E questo abbiamo portato il futuro in un paese a mezza collina, 700 metri di altezza, un valore aggiunto come l'aeroporto, ma un posto spettacolare. Io devo dire un grazie doppio a Roberto Gianaroli, il presidente del nostro Aeroclub, un deus ex machina che ha trasformato una palude in uno degli aeroporti più belli d'Europa. Che cos'è oggi l'Aeroclub d'Italia dopo 110 anni di questa lunga storia? Quali sono i suoi obiettivi futuri e che cosa ha significato questa manifestazione? 109 anni li ho letti sui libri con tanta passione, perché io sono nato diciamo vicino a un aeroporto. Per me gli aeroplani sono stati un elemento essenziale della mia vita. Di questi 110 anni sono responsabile per 11 mesi, tra poco 12, e quindi un'idea chiara di quello che era l'Aeroclub d'Italia e di dove possiamo andare me la sono fatta. Innanzitutto devo dire che qui è stata una festa nella quale noi abbiamo ritrovato la nostra identità.
tutte le specialità sono venute, è la prima manifestazione del post-Covid in Italia, quindi una grandissima responsabilità, doveva andare bene per forza, quindi onore al merito di chi l'ha organizzata, del presidente Gianaroli e di tutto il suo staff. Per quanto riguarda il futuro, le idee sono chiare, ne abbiamo parlato con i programmi elettorali sulle quali abbiamo già lavorato con Fly Europe, che ringraziamo per la possibilità che ci ha dato di discutere con tutto il pubblico e far conoscere queste cose, quindi quello abbiamo detto e quello faremo. Nella fattispecie poi abbiamo delle emergenze, queste emergenze le portiamo avanti nell'immediato. La prima assoluta è quella di far approvare il cambiamento degli allegati tecnici della legge 106, che per il grande pubblico non vuol dire niente, ma per noi vuol dire far volare il mondo EWDS nella piena legalità che è stata resa possibile dalle norme europee. Abbiamo fatto una proposta al Ministero dei Trasporti di cambiare, nell'attesa di una nuova legge che è assolutamente necessaria, l'allegato tecnico. In parole povere, noi vogliamo che tutti gli aeroplani possano volare a 600 kg di massa al decollo, e questo contiamo di farlo molto presto. Il Vice Ministro dei Trasporti ci ha dato il suo ok, quindi noi contiamo che questa parola si trasformi in realtà in brevissimo tempo. Altre cose da fare nell'immediato sono certamente dare la possibilità agli aeromodellisti di volare nell'ambito delle norme che sono uscite sui droni. Abbiamo programmato degli incontri con ENAC nei prossimi giorni e li porteremo senz'altro a casa. Gli aeromodellisti, direte, una cosa secondaria rispetto al volo? No, sono decine di migliaia in Italia, sono la componente fondamentale della nostra passione, sono fra quelli che poi danno la possibilità, come me, di cominciare dall'aeromodellismo e arrivare magari alle frecce tricolori. Altre cose importantissime sono, nell'ambito dell'aviturismo, dare la possibilità di rifornire a tutti sugli aeroporti, quindi c'è un programma che dovrebbe portare a finanziamento ai distributori di benzina, quindi essere finalmente un paese normale anche noi da questo punto di vista. È assolutamente un atto dovuto nei confronti del nostro mondo, ma anche degli stranieri che vengono a volare in Italia. L'ultimo aspetto riguarda il rinnovo della flotta dell'Aeroclub Italia, non secondario. Abbiamo diversi milioni da spendere, c'è la possibilità, per quanto riguarda i ministeri vigilanti, di restituire delle belle abitudini, delle belle tradizioni che erano quelle di dare dei contributi ai giovani piloti, delle borse di studio, in maniera da rendere fruibile a tutti la possibilità di volare. Con tutto questo io mi auguro che a breve potremo avere aeroplani nuovi, alianti nuovi e di continuare a far crescere le nostre scuole nel segno della professionalità. Artefice di tanti momenti fantastici di questo weekend è il senatore Luca Briziarelli, qui 110 anni di storia dell'Aeroclub d'Italia, ma anche fondazione finalmente dell'Associazione Città dell'Aria. Luca, com'è andata? È andata bene, l'Associazione Città dell'Aria ha spiccato finalmente il volo, l'ha fatto in un contesto ovviamente importante, quale quello dei festeggiamenti dei 110 anni dell'Aeroclub d'Italia, mettendo insieme, e questa era l'intenzione, tutti gli attori, non solo i piloti, le associazioni dei piloti, le ASD, gli Aeroclub, gli Avioclub, ma soprattutto i comuni, quei comuni che ospitano qualche volta senza neanche rendersi conto di quanto siano importanti. Importante le aviosuperfici, le strutture, le eccellenze legate alla storia del volo in Italia. Invece questi sindaci, magari capaci di guardare un po' più avanti degli altri che sono venuti e hanno aderito, siamo a 100 fra amministrazioni comunali e associazioni che hanno aderito, se ne sono resi conto e hanno preso l'impegno di far crescere insieme questo settore. Ovviamente aver avuto oggi in una delle tavole rotonde, ieri il vice ministro Morelli, oggi il ministro del turismo Garavaglia, ci fa sperare in un'unione e sostegno a livello istituzionale a tutti i livelli, perché sia possibile dare quelle risposte che questo mondo da così tanto tempo attende e che ora possa ricevere. Quale sarà il prossimo passo dell'Associazione Città dell'Aria? Lavorare a due obiettivi immediatamente. Da un lato sostenere il percorso legislativo di approvazione della legge quadro sulla valorizzazione e la promozione del volo da diporto sportivo e l'avioturismo, dall'altro promuovere nei rispettivi territori, ma nelle scuole, con le strutture turistiche, con i propri residenti, la cultura del volo, anche auspicabilmente guardando
l'approvazione della giornata nazionale del volo che abbiamo individuato per il 19 d'aprile di ogni anno, che la Repubblica di San Marino ha già votato, è già legge a San Marino, speriamo possa diventarlo in Italia, guardando ovviamente ai 100 anni dell'aeronautica militare nel 2023 e guardando alla prossima fiera internazionale Friedrichshafen, dove noi vorremmo con forza essere presenti come Città dell'Aria, dando la possibilità a tutte quelle amministrazioni che singolarmente non potrebbero essere presenti di potersi promuovere, promuovendo quei percorsi turistici di valorizzazione sui quali il Ministro del Turismo ci ha detto oggi l'Italia punterà fortemente per arrivare anche nell'avioturismo a livello degli altri stati europei. Un obiettivo che si può già toccare con mano proprio qui a Pavullo, dove ENAC, rappresentata in questa sede da uno dei suoi dirigenti di primo piano, ingegner Fabio Nicolai, ha sviluppato insieme al suo gestore operativo Aeroclub Pavullo un modello di successo per l'Italia e per l'Europa. Ascoltiamo un commento finale del suo presidente ed organizzatore dell'evento Roberto Gianaroli. Sono gli ultimi attimi di questa manifestazione, 110 anni dell'Aeroclub d'Italia, anche questa volta qualcosa di straordinario, bellissimo, stupendo. Complimenti, un commento finale. Beh, che è stato meraviglioso. È stata una sfida in 6 settimane riuscire a realizzare un evento di questa portata. L'abbiamo raccolta perché sono anche i 90 anni di Aeroporto Pavullo, cioè noi siamo diventati da campo di fortuna aeroporto nel 31 e quindi sì, è stata la celebrazione dei 110, ma senza volerlo dichiarare era la celebrazione dei nostri 90 anni. I nostri 90 anni che oggi hanno reso evidente che la struttura, che è frutto della sua storia, frutto della sua evoluzione, si è adeguata ai tempi, è in grado di rispondere ai bisogni moderni e di poter offrire al mondo dell'aviazione un'area su cui confrontarsi, su cui vedersi, su cui parlarsi e su cui volare. Città dell'Aria? Città dell'Aria è stata una bellissima manifestazione che si è inserita in questi 110 anni ed è, credo, un qualcosa di interessante che ci può aprire delle frontiere di dialogo, anche questo, fra i sindaci, fra a sua volta i cittadini, perché arrivare a comprendere il valore dell'aviazione è probabilmente il presupposto per uno sviluppo di questo settore. Se non riusciamo a trasmettere alle istituzioni prima e ai cittadini poi che attraverso l'aviazione si farà la connettività del futuro e quindi guardarla oggi con occhio di sospetto è come se avessimo guardato le autostrade con occhio di sospetto o alle strade in epoca romana con occhio di sospetto e avessimo scelto anziché delle autostrade di fare dei sentieri di montagna pensando allo sviluppo futuro. Ecco, è riuscire a trasmettere che lo sviluppo con l'aviazione moderna, decollo relativamente verticale, ci permetterà una mobilità che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare.